Salve ragazzi e benvenuti al nuovo ciclo di lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Oggi cominceremo l'unità riguardante i solidi di rotazione e in particolare ne vedremo i due tipi di solidi di rotazione che studieremo da qui fino alla fine dell'anno. All'inizio dell'argomento riguardante la geometria dei solidi abbiamo visto che i solidi che noi studieremo si possono dividere in due grandi categorie: i poliedri che abbiamo studiato finora e i cosiddetti solidi rotondi, ovvero i solidi delimitati da almeno una superficie curva. All'interno dell'insieme dei solidi rotondi particolare importanza rivestono, per quello che riguarda appunto il corso di geometria di quest'anno, i cosiddetti solidi di rotazione. E ora vediamo perché si chiamano così. Noi abbiamo esperienza di numerosi oggetti che magari sono normalmente uni o bidimensionali, ma che attraverso appunto un meccanismo di rotazione attorno a un asse possono, come si dice in geometria, generare, ovvero produrre, un oggetto tridimensionale, un oggetto tridimensionale che appunto sarà quindi un solido in rotazione. Un classico esempio sono le cosiddette lanterne cinesi, ovvero una struttura di carta in genere tenuta insieme con del fil di ferro all'interno del quale si mette una candela. Questa struttura, che ha grosso modo l'aspetto di una sfera, in realtà intanto è una superficie, non è un solido, perché la nostra lanterna cinese in realtà è solo un involucro. Però quando non viene usata, la lanterna cinese può ripiegarsi su se stessa e andare a formare in realtà un oggetto che è più o meno una forma di tanti spicchi sovrapposti uno sopra l'altro, che poi si possono aprire appunto a ventaglio facendo un giro completo, ovvero di 360 gradi, a formare quella che quindi noi chiamiamo una superficie rotazione, ovvero ho una linea curva, un semicerchio possiamo definirlo, e se lo faccio ruotare intorno a un asse che corrisponde al diametro di questo semicerchio, vado a formare una superficie sferica, nel nostro caso la lanterna cinese. Un altro classico esempio si può vedere, per esempio, aprendo un libro, soprattutto certi libri con la costola rigida. Se noi li apriamo in modo che le due parti della copertina vadano a formare un piano, si possono disporre le pagine di nuovo a formare una specie di ventaglio, e quindi la superficie piana rappresentata in questo caso dalla pagina, che è un rettangolo, va a disporsi questa volta non più su un angolo giro di 360 gradi, ma su un angolo piatto, e va a formare una superficie, anzi in questo caso un volume, che altro non è che metà di un cilindro. Quindi questi sono due esempi che si possono trovare in vita di tutti i giorni di oggetti uni o bidimensionali che, ruotando intorno a un asse, vanno a formare o una superficie di rotazione o un solido di rotazione. In particolare vi avevo già accennato che noi andremo a vedere due tipi di solidi di rotazione: il cilindro e il cono. Il cilindro è il più semplice di tutti i solidi di rotazione, perché, come vedete nella figura, esso si genera a partire da un rettangolo, quindi una figura con cui noi siamo molto familiari. E se io prendo un rettangolo, in particolare questo rettangolo qui evidenziato in marrone, di base B, altezza H, e lo faccio ruotare attorno a un asse, questa linea tratteggiata rossa, in questo caso corrispondente all'altezza del rettangolo, ma posso fare la stessa cosa con una linea passante per la base, solo che si genererà un cilindro diverso. Ecco, se io prendo il mio rettangolo e lo faccio girare intorno a se stesso di 360 gradi, quindi faccio fare un giro completo intorno a questo asse che coincide con una delle dimensioni, vado a generare, come si dice in geometria, un solido di rotazione, e noi chiameremo questo solido di rotazione cilindro. Quindi la definizione di cilindro è il solido generato dalla rotazione di 360 gradi, ovvero di una rotazione completa di un rettangolo attorno ad una delle sue dimensioni. Vi ricordo, la base e l'altezza di un rettangolo vengono chiamate anche le dimensioni del rettangolo stesso. Ora, in questa procedura di generazione del solido, io vado a ottenere una figura che ha
un raggio di base e un'altezza. E la prima cosa importante che dovremo vedere insieme sarà trovare la corrispondenza tra la figura che ha generato il mio solido di rotazione, ovvero le dimensioni del rettangolo, e le dimensioni del mio cilindro. Ed è molto semplice vedere dalla figura precedente, da questa, che la dimensione attorno alla quale ho fatto la rotazione, quindi che nel caso precedente era l'altezza del mio rettangolo, va a formare proprio l'altezza del cilindro. Quindi se avevo un rettangolo di altezza 5, intorno a 5 cm, intorno a cui facevo la mia rotazione, il cilindro che verrà fuori avrà un'altezza di 5 cm. L'altra dimensione del rettangolo, cioè il lato che poi va a davvero a ruotare, a muoversi di 360 gradi, corrisponde al raggio di base del mio cilindro. Quindi, se di nuovo vogliamo fare un esempio numerico, se avevo io nell'esempio di prima un rettangolo con una base di 3 cm, in questo caso il cilindro che vado a generare ha proprio un raggio di base di 3 cm. Leggermente più complesso è il caso del cono. Allora, in questo caso, invece di un rettangolo, andiamo a prendere un triangolo rettangolo, e in realtà vedremo più avanti che possiamo generare un cono anche partendo da un triangolo isoscele. Ma il caso più comune è prendere un triangolo rettangolo, quindi che ha un suo cateto, un altro cateto e l'ipotenusa, e farlo ruotare intorno a uno dei cateti. Dalla figura che vedete qui, quindi questo è l'asse di rotazione, questo è il cateto attorno a cui viene la rotazione. Quindi questa figura, girando su se stessa, va a formare un solido di rotazione che noi chiameremo cono. E quindi, di nuovo, la definizione è: il cono è il solido generato dalla rotazione completa, ovvero di 360 gradi, di un triangolo rettangolo attorno ad uno dei suoi cateti. E così come abbiamo fatto nel caso del cilindro, anche nel caso del cono andiamo a vedere la corrispondenza tra le dimensioni della figura generatrice, nel mio caso il triangolo rettangolo, e le dimensioni della figura generale del solido di rotazione che abbiamo prodotto. In particolare nel caso del cono vedremo che ci sono tre dimensioni importanti: il raggio di base, come per il cilindro, l'altezza, come per il cilindro, ma ora c'è una dimensione in più, una dimensione che abbiamo già incontrato nel caso della piramide, ovvero l'apotema. E già guardando questo disegno si capisce immediatamente qual è la corrispondenza tra le dimensioni del cono e le dimensioni del triangolo rettangolo, in particolare il cateto attorno al quale abbiamo fatto fare la rotazione del nostro triangolo è l'altezza del cono, l'altro cateto diventa il raggio di base del cono e l'ipotenusa del nostro triangolo diventa l'apotema del cono. Cosa ci insegna questo? Ci insegna anche che le tre dimensioni di un cono saranno legate, così come le tre dimensioni di un triangolo rettangolo, dal teorema di Pitagora. Nella prossima lezione cominceremo a vedere le formule dirette e inverse per le aree delle superfici di base, laterale, totale e del volume del cilindro. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.